La speranza come rinvio e tradimento. Dobbiamo distinguere tra speranza a breve termine, tratto di speranza, e una linea di speranza lunga come una vita. La prima, la speranza a breve termine, è caratterizzata da uno sfondo pragmatico, da qui a lì, da stamane a stasera. Da oggi a domani posso sperare in qualsiasi cosa. E qui però la speranza sconfina nella fiducia, che rimane in qualche modo coi piedi per terra. Il tratto di speranza mi consente comunque di segmentare la linea del senso della mia vita e passare indenne attraverso l'angoscia della domanda radicale. La vita umana spesso risulta un polviscolo, non solo di progetti più o meno realizzati e più o meno falliti, ma anche di minuscole speranze disseminate sul nostro cammino, come ovociti rimasti in gran parte infecondi. Poi a un certo punto ci svegliamo come da un lungo sogno e ci chiediamo sostanzialmente cosa abbiamo fatto. Quale plancton di speranze abbiamo nutrito e perduto, e quale fosse la reale ricaduta di tutte queste confuse energie orientate in mille direzioni, come pesciolini di una flottiglia oceanica. Più profondo è il discorso concernente la speranza come speranza di una vita, come linea di fuga identificabile con la intera stessa esistenza. Qui la neutralizzazione o ammortizzazione della domanda di senso è evidente. La risposta orientata sulla falsariga della speranza, come faro ultimo, non solo è una non risposta, ma è un tradimento della libertà della domanda. Pensiamo solo a quale sfacelo educativo andrebbe incontro una risposta del genitore alla domanda di senso del bambino, interamente modulata sull'adagio «Abbi speranza, figliolo». Per certi aspetti la speranza è l'anticamera della disperazione. Perché come si può fornire senso solo a una vita che in partenza non ce l'avrebbe? Così si può riempire di speranza solo una vita senza speranza, solo una vita disperata. Ma o l'oggetto della speranza c'è già, e allora non c'è ragione di sperare in esso, al limite averne fiducia, oppure non c'è, e allora stiamo riempiendo un contenitore vuoto e siamo portati alla speranza perché disperati. La speranza riempie il vuoto di senso, ma al modo specifico di chi desidera ciò che spera. Io fornisco alla mia vita il senso della mia speranza. Che senso ha tutto questo? Per dare senso alla vita, il cristianesimo ha dovuto alimentare la certezza di un'altra vita. Questa vita, dunque, avrebbe senso esclusivamente se proiettata in una nuova vita, non solo duplicata, ma resa persino eterna. La speranza in Occidente, come sottolinea Galimberti, è specificamente cristiana. Se io duplico la vita nel segno della speranza, vuol dire che questa vita non ha un senso suo proprio, ha un senso fuori di sé, un senso che la trascende e ci attraversa dall'esterno, anzi da molto lontano, perché in noi, discepoli della speranza, abiterebbe un germe sostanzialmente extraterrestre. La speranza getta un ponte, essa stessa pontifex, tra il non senso di questa vita e il senso del suo duplicato o della sua paradossale prosecuzione a tempo indeterminato oltre la Terra. Essa risolve la domanda di senso, rinviando non all'origine, al trascendentale, ma alla vaghezza di un trascendente opportunamente tenuto in serbo, ma anche assicurato alla giusta, innominabile distanza.